Girone F sempre più falcidiato dal Covid, continuano a emergere focolai in alcuni gruppi squadra e anche questa settimana il dazio da pagare in termini di rinvii è elevato. Sono tre le partite che sicuramente salteranno: Porto Sant'Elpidio Montegiorgio, Tolentino Campobasso e Vasto Girardi Matese, una catena innescata dalla partita Tolentino Montegiorgio nell'Epifania. Il giorno dopo sono emersi contagi nella squadra della provincia di Fermo. La domenica successiva c'è stata Matese-Tolentino e il virus si è diffuso alla squadra cremisi e poi a quella campana. Circa il Tolentino, all'insorgere di due casi di positività, è intervenuta anche la ASUR di Macerata, che ha disposto la quarantena fino al 20 gennaio per 12 tesserati contatti stretti di quei positivi. Casi Covid che si sono riscontrati anche nel Matese, che non giocherà col Vasto Girardi. Pericolo scampato a Rieti. Ieri i test antigenici avevano rilevato 11 positività nel gruppo squadra reatino, ma i tamponi molecolari fatti oggi li hanno smentiti. Tutti negativi. E domani Rieti-Agnonese si giocherà regolarmente. Al netto dell'anticipo di oggi, il derby Vastese-Castelnuovo, domani si disputeranno appena 4 partite, con 3 abruzzesi coinvolte. Il match di cartello allo stadio Bruno Abbadini di Genzano, dove il notaresco farà visita alla Cinzia Albalonga. Partita molto difficile per la squadra di Epifani, che però può prendersi la vetta solitaria, complice lo stop forzato del Campobasso. Tra i laziali mancherà lo squalificato Pace. Nel notaresco, dopo il rinvio della partita con la Vastese per infortunio dell'arbitro, c'è stata una settimana in più per procedere all'inserimento di Palumbo, anche se il centrocampista è destinato a partire dalla panchina. Epifani si affiderà ancora al collaudato trio Marchionni, Dos Santos, Banegas per poi giocare dalla panchina le carte dell'ex Francavilla, di Cesario e di Cancelli. Ancora out Lattarulo. Scontro diretto in chiave salvezza per il Giulianova, che ospita l'Aprilia ed è alla disperata ricerca del primo successo stagionale al Fadini. La squadra di Federico Del Grosso sarà in parte rinnovata dopo la partenza del fratello Cristiano e dell'attaccante Pedalino. In settimana sono arrivati il centrocampista Alessio De Cerchio, per lui un ritorno, l'attaccante brasiliano Alessandro Padovani Selin dall'Arzachena, il difensore Patrizio Caso, ex colonna dell'Arzanese, ed il centrocampista classe 2000 Eric Battilana dall'Avezzano. L'arrivo di questi giocatori non espone il Giulianova all'emergenza, viste le assenze di Demo Leon, Ranellucci e Mariani, probabile l'impiego da centrale di Danna. Ha voglia di rivalsa invece il Pineto, che riceverà il coriaceo Fiuggi di Incocciati. Brucia ancora la sconfitta patita a Rieti, con la squadra poi costretta a restare ai box domenica scorsa quando avrebbe dovuto giocare ad Agnone. Conscio della forza degli avversari, però, il tecnico Daniele Amauro suona la carica, serve vincere per non perdere altro terreno dalle prime. Sì, una squadra solida, fisica e che ha già un organico ben collaudato, quindi domenica hanno tenuto testa una squadra importante come l'Albalonga e hanno forse ai punti avrebbero meritato qualcosa in più, però io come dico sempre ai ragazzi, dipende sempre dalla nostra prestazione, il risultato sarà sempre figlio dell'atteggiamento che avremo in campo domenica. Sì, è chiaro, noi soprattutto dalla continuità abbiamo fatto troppi alti e bassi in questo inizio di campionato e quindi non è un alibi, una giustificazione, sappiamo che e dobbiamo far meglio, quindi ci siamo preparati per poterlo fare, speriamo ecco di intraprendere quel cammino che ci possa portare a un campionato importante come quello, quali sono le intenzioni della società.